Sì, grazie ad Antonio Bocchetti, il direttore sportivo del Pescara. Allora, Bocchetti, una partita, il risultato di una partita può dipendere anche da un ciuffo d'erba, da piccoli episodi, però la gara vista oggi, quella del Pescara, è apparsa una gara senza coraggio, dove i giocatori inguardabili, ecco, mi ha tolto la parola di bocca, è così? Sì, abbiamo giocato male, malissimo, penso. Non siamo scesi in campo, soprattutto nei primi 20 minuti, siamo stati troppo in balia dell'avversario, non abbiamo mai... Ancora una volta il cosiddetto approccio sbagliato, sì, perché? Forse altre partite non c'è stato questo approccio, però oggi veramente non siamo scesi in campo, nei primi 20 minuti abbiamo lasciato proprio l'iniziativa a loro, non siamo mai riusciti a pressarli, poi dopo i 20 minuti che siamo stati... diciamo tra virgolette fortunati, dopo la traversa del Vicenza siamo usciti un pochettino dal guscio, abbiamo creato una palla gol con De Sena e altri un paio di cross, ma onestamente ben poco per riuscire comunque a vincere una partita per noi determinante. Cosa, ci sono ancora le scorie della sconfitta di Ascoli? Mentalmente questa squadra è molto fragile dal punto di vista proprio psicologico, cos'è che non va? Al di là magari anche di qualche limite tecnico. Se lo sapessimo è normale che uno troverebbe la soluzione, stiamo cercando di trovare più soluzioni possibili, ma qua c'è bisogno comunque di un gruppo compatto che crede in quello che fa. Per i primi 20 minuti onestamente ci abbiamo creduto veramente poco, visto e considerate che comunque veniamo da una partita così importante persa in casa, dovevamo avere solamente a livello emotivo un approccio completamente diverso che non c'è stato, soprattutto anche dopo il gol incassato, un gol veramente molto evitabile. C'è stata la reazione? Non c'è stata reazione, no, tranne forse alla fine sempre con De Sena. Ecco, solo De Sena è stato pericoloso in fondo oggi, no? Con un colpo di testa nel primo tempo al 21esimo e poi in pieno recupero con quel tiro che poteva anche magari consegnare un pareggio, che sì, era un brodino, sì, però sì, comunque dal punto di vista mentale valeva. Siamo sempre alle solite, noi De Sena è un giocatore che si inserisce sempre, che ci crede sempre. Quindi quando crossiamo da un lato o dall'altro, noi dobbiamo cercare di attaccare la porta con i due attaccanti, con un centrocampista e con un quinto. Se non viene fatto significa che noi siamo troppo bassi, oppure perché abbiamo un po' di pigrizia che in questo momento onestamente non c'è tanto. Noi dobbiamo cercare solo di vincere le partite, quindi o le perdi 1-0 o le perdi 3-0, non ha molto peso specifico, quindi dobbiamo avere per vincere le partite. Però mi scusi Bocchetti, sì, bisogna giocare con il sangue agli occhi, sì, un atteggiamento tecnicamente magari si può essere anche inferiori ad un avversario, però non abbiamo visto determinazione. Perché secondo lei la squadra ci crede ancora? Perché poi ha detto che De Sena ci crede, forse è l'unico. No, ma ci deve credere, no, io parlo di atteggiamento, non è che gli altri giocatori non ci credono, anzi, i giocatori in settimana si allenano benissimo, io non posso dire niente che in settimana, anzi, in settimana vengono delle cose importanti che poi non riusciamo a fare la domenica, il sabato, purtroppo è una cosa che ci portiamo dietro da tempo. Non parlo di tecnica, perché la squadra tecnicamente non è una squadra inferiore agli altri, però sicuramente è l'emotivo, è una squadra in questo momento qua subisce troppo la pressione delle altre squadre. Non è che questa squadra, mi spiace dirlo, ma è rassegnata? No, assolutamente no, i ragazzi ci credono, anzi dobbiamo alzare i giri, dobbiamo alzare il motore, dobbiamo alzare il baricentro, dobbiamo alzare veramente tutto quello che possiamo fare per riuscire ad uscire prima possibile, però è normale che ci serve per forza l'aiuto non ci posso credere solo io, che purtroppo posso incidere poco in una partita, ma qua gli attori principali sono i calciatori e loro che devono aumentare e farci credere qualcosa di diverso. Noi ci crediamo, però gli attori principali sono loro e quindi in questo momento qua abbiamo bisogno di loro. Playout che si allontanano ancora. Si è allontanato di un punto ancora una volta e dobbiamo assolutamente cambiare l'inerzia. Sarò ripetitivo, sarò noioso, però purtroppo noi l'unico obiettivo è quello di crederci. Se siamo qui è perché ci crediamo e vogliamo fare qualcosa sempre di straordinario. Ma ripeto, adesso abbiamo bisogno veramente dell'aiuto dei ragazzi che noi li possiamo difendere, li possiamo dire tutte le cose per cercare di farle stare più tranquilli possibile, però
una volta che parliamo noi, poi la palla passa a loro e da loro ci aspettiamo sicuramente qualcosa in più. Una pausa che può aiutare in qualche modo a ricaricare le pile? Non lo so se è una cosa buona questa, ricaricare le pile per troppi giorni, però abbiamo questi 10 giorni, li sfrutteremo per recuperare qualche giocatore, per aumentare il minutaggio, qualche ragazzo che in questo momento qua si è allenato poco e ecco, speriamo. Bocchetti, c'è qualche domanda da parte dello studio, gliela riferisco io. Massimo. No, io volevo solo chiedere ad Antonio, che ringraziamo perché non è mai facile commentare tante sconfitte, voglio dire, capita spesso a lui negli ultimi tempi. Un conto è essere rinunciatari, un conto è essere rassegnati, perché è sembrato questo nel vedere il Pescara oggi. Cioè tu puoi essere rinunciatario ma lotti col sangue agli occhi. Oggi purtroppo non si è visto questo, cioè l'assenza di carica agonistica secondo me è ancora più preoccupante, quindi io non direi che il Pescara è stato rinunciatario, il Pescara è stato passivo, che è la cosa peggiore. Da studio Massimo dice che il Pescara non è stato rinunciatario, ma è stato proprio passivo, ha giocato senza sangue agli occhi, come abbiamo detto. Come abbiamo detto, sì, sono d'accordo con Massimo, assolutamente sì, siamo stati veramente inermi e poco incisivi, ma poco nervosi. Le partite si vincono anche con questo, con un po' di nervosismo, con un po' di sangue nelle vene, che in questo momento qua non abbiamo. Dobbiamo l'atteggiamento nostro deve cambiare totalmente, soprattutto nei contrasti, vincere più contrasti, cercare di alzare. Nella vita hai vinto uno oggi. Abbiamo vinto uno. Siamo stati veramente poco cattivi. Un'ultima cosa, almeno da parte mia, Bocchetti, non era presente il presidente Sebastiani, vi siete sentiti, che cosa vi ha detto? No, non ho sentito, però immagino cosa mi vorrà dire. In settimana ha parlato il presidente, abbiamo parlato noi, abbiamo parlato l'allenatore, per cercare di incidere questa squadra, e veniamo qui a fare una passeggiata a Vicenza, non ci va bene, però ve l'ho detto, noi dobbiamo in questo momento qua tirare su questi ragazzi, perché purtroppo sono gli unici che ci possono tirare fuori in questo contesto qua. Dobbiamo crederci, noi ci crediamo, però loro devono mettere qualcosa in più, perché fino adesso non è bastato assolutamente. Manca proprio la consapevolezza in questi ragazzi. Sì, nelle scorse partite forse c'era stato qualche segnale di compattezza, di cose, però abbiamo visto quest'anno e anche l'anno scorso che poi quando cambia allenatore poi l'attenzione, la voglia, la cosa dura veramente poco. Spogliatoio unito però. Ma sì, non è un gruppo di cattivi ragazzi, però bisogna. Lo spogliatoio unito si vede in campo, non è che si vede uno spogliatoio. Lo spogliatoio può essere unito dentro, ma poi in campo va in campo una squadra, non va in campo un singolo giocatore o due giocatori o tre giocatori, vanno in campo una squadra, e questa squadra rappresenta tutti i giocatori della rosa.